Come immettersi in un mercato più ampio senza avere la difficoltà di interfacciarsi con sistemi più complessi avendo una panoramica del PLC a 360 gradi. Ciao e benvenuto in questo nuovo video dove oggi andiamo a vedere che cosa devi fare per poterti permettere questa ampia panoramica a 360 gradi in modo tale che tu, che sia privato, che sia libero professionista, che sia un'azienda composta da un ufficio pieno di tecnici, ti possa permettere di immetterti in un mercato dove la concorrenza può essere spietata o dove la concorrenza può essere ancora assente o parzialmente assente, in modo tale che tu possa essere il leader di quel settore, di quella zona, di quel specifico argomento. Andiamo a vederlo però tramite una storia, perché anche in passato ci sono sempre stati dei paesi, delle nazioni, ci sono sempre stati dei settori a livello industriale, dato che parliamo di aziende, industria, di produzione, che hanno avuto determinate difficoltà, perché nel momento in cui dicevano sì, perfetto, io adesso oggi apro un'azienda, io oggi voglio fare questo mestiere, io oggi voglio produrre questo tipo di prodotto per questo tipo di cliente. Naturalmente l'idea ci sta sempre, l'obiettivo di fare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di migliore, qualcosa di diverso da tutta la concorrenza che esiste in quel particolare settore. È sempre stato uno degli obiettivi di chiunque, che sia dalla persona fisica all'imprenditore. Ed è molto importante capire un concetto e un tipo di ostacolo che si può affrontare durante tutto questo percorso creativo. L'ostacolo principale è: io, innanzitutto, sono capace di poter sopperire a questo tipo di problematiche, io so creare una soluzione, io posso e riuscirò a risolvere il problema del mio cliente? Questa è la domanda principale che ti dovresti porre se stai affrontando un tipo di percorso imprenditoriale, perché quello che tu vuoi fare è ok, vuoi andare a superare, a creare un prodotto per superare una determinata problematica di un determinato mercato, non so, farmaceutico, fine linea e quant'altro, perché casomai hai visto intorno a te un tipo di concorrenza che sta facendo le cose male, sta facendo le cose che non sono in modo corretto. Ok, allora dici, ok, perfetto, perché loro se lo stanno facendo e stanno guadagnando, riescono a farsi comprare gli impianti, le macchine, il servizio da tutti quelli che possono essere clienti, ma lo fanno in una maniera sbagliata, lo fanno in una maniera non consona alle loro esigenze e li stanno facendo pagare più del dovuto, naturalmente. Bisogna guardare la storia che c'è dietro quell'azienda e la storia che c'è dietro quel percorso che loro hanno sviluppato nel tempo. Quindi devi andare a capire che cosa stanno facendo, devi andare a capire che cosa non stanno facendo, devi andare a capire che cosa potresti fare tu per poter andare e entrare in concorrenza con loro. Questo è il primo passo che uno deve fare prima di dire ok, voglio fare questa determinata cosa. Perché anche uno dei miei studenti, ma non solo uno, ma più di uno, ha chiesto: Alessandro, io sono un privato, sono dipendente, vorrei diventare libero professionista. Che cosa devo fare? Innanzitutto, se uno vuole diventare libero professionista, io sono totalmente positivo per questo tipo di aspetto. Io sono positivo perché vuol dire che ti stai spostando da passare a essere giustamente una persona che lavora all'interno dell'azienda e aprire direttamente la tua azienda basata sulle tue regole, sulle tue esigenze particolari, che siano private o professionali, per andare a svolgere un tipo di servizio, avere un tipo di prodotto per quel tipo di clientela che a te interessa. Perché casomai il settore che stavi facendo non ti piace, però hai imparato talmente tanto che adesso ti puoi slegare, staccare e fare qualcosa di tuo. Questo è un punto molto particolare, perché ci sono tantissimi liberi professionisti in Italia, come liberi professionisti in tutto il mondo, che cercano e sanno cosa devono fare per poter dire: ok, perfetto, c'è quel cliente che ha quell'esigenza, io riesco a risolvergli il problema? Sì, ci riesco, allora lo faccio. Questi sono i tipi di liberi professionisti che riescono a prendere il lavoro, a catturare il lavoro in pochissimo tempo, e dove la concorrenza è veramente spietata, è veramente altissima, perché entrare da solo a primo impatto in un mercato dove non sei conosciuto, entrare in un mercato dove non hai esperienza specifiche, non hai conoscenze specifiche, non sei raccomandato, non riesci a, anche tramite il passaparola, ad avere e ottenere determinati lavori, perché c'è sempre qualcuno più grande di te, più professionista di te, a di livelli diversi, che fa le cose in maniera diversa, solo perché è conosciuto, casomai è, come dicevo, è raccomandato e quant'altro. Quindi il tuo obiettivo è cercare di capire che cosa sta sbagliando lui, che cosa sta facendo e che cosa non sta facendo, cosa potresti fare tu in sostituzione ai suoi errori per poterti permettere la sua clientela. Perché dopo entriamo nel concetto di competitività,
Quindi dobbiamo cercare di essere onesti, essere reali, reali e leali, sia verso di noi, sia verso il cliente e sia verso anche la concorrenza, perché il modo migliore per potersi permettere una determinata clientela è cercare di essere trasparenti, ok? Far vedere quello che uno sa fare, far vedere com'è la persona, come sei, dunque di dimostrare per come sei, per come lavori e come potresti aiutare quella clientela in modo diverso, a un prezzo diverso, che può essere più alto o più basso in base al tipo di particolarità, esigenza, tipo di problematica che stai affrontando. Qui entriamo nell'ultimo punto particolare dei tuoi 360 gradi di panoramica. I tuoi 360 gradi di panoramica significa che devi avere una vasta scelta sia di prodotti che di conoscenze. Ok, nel momento in cui c'è un cliente che ti chiede una problematica, ehi, guarda, Alessandro, c'è questo tipo di problema che io vorrei riuscire a risolvere nel breve tempo, nel lungo tempo non mi interessa. Lasciamo stare quanto tempo ci vuole per risolvere un determinato problema, questo è un altro argomento molto importante cui potremmo farci un altro video. Il problema è risolvibile, vediamo insieme come è composto il problema, come posso, se è un problema complesso o se è un problema semplice. Se è complesso inizio a spacchettarlo. Inizio a esplodere, inizio a vedere ogni singolo angolo di questo problema e per ogni singolo angolo vedo che è un problemino che ha questa soluzione, questo problemino ha questa soluzione, questo problemino ha questa soluzione. Quindi inizio a fare un'esplosione di tutto il problema e andare a prendere piccoli pezzi per poter creare tante piccole soluzioni. Poi successivamente vado a prendere ogni singola soluzione e vado a dire ok, perfetto, io ho quella soluzione. Che cosa devo utilizzare per poterlo sviluppare e realizzare? Devo usare questo componente, questo tipo di componente, questo tipo di processo, questo tipo di logica, questo tipo di strumentazione. Bene, vado a vedere nel mercato cosa abbiamo per poterci permettere questa strumentazione, questo dispositivo, eccetera, eccetera, eccetera. Che tipo di programma mi serve? Che tipo di ambiente di sviluppo mi serve? Che tipo di PLC mi serve? Perché non per forza deve essere Siemens, ma può essere anche tanto altro. Ho bisogno di assi, ho bisogno di dispositivi, ho bisogno di inverter, ho bisogno di asincroni, sincroni. Cosa mi serve? Elettroserrature, impianti, macchine, robot, eccetera, eccetera. Vado per ogni singolo problema a tirare la soluzione e poi da lì vado a tirar fuori il materiale per la soluzione. È questo il tuo 360 gradi panoramico. Perché tu devi vedere il problema dall'alto, iniziare a vedere com'è composto il problema, poi da lì vai a dire: ok, perfetto, posso classificarlo, posso separarlo, posso ordinarlo in maniera consona per anche un tipo di processo di lavoro. Perché notamente non è che inizio a risolvere il problema così di impatto totalmente, perché mi risulta molto difficile. Se un problema è talmente complesso che a primo impatto non riesco a risolverlo e cerco di prenderlo tutto di sana pianta, è come prendere una tonnellata di sacchi di sabbia tutto in una volta sola, io da solo non ce la faccio tirare fuori una forza delle mie braccia che tira su una tonnellata. Per questo motivo io devo cercare di spacchettare in sacchi da 15 kg, sacchi da 20 kg, sacchi da 10 kg, da 1 kg, ok? E cercare di fare più tragitti, perché solo facendo più tragitti riesco successivamente a portare una tonnellata dal punto A al punto B. La stessa identica cosa lo devi fare con un problema. Hai il problema che pesa una tonnellata, la devi separare in tanti chili e successivamente per ogni chilo trovare una soluzione. Con la soluzione trovi il materiale, trovi le conoscenze e sulla base di conoscenze risolvi quel tipo di problema. Lo fai per ogni singolo problema e alla fine di tutto componi il materiale che hai messo lì in quel momento, nel tuo progetto, nel tuo quadro elettrico, nel tuo camion, dappertutto dove vuoi. E poi successivamente vai dal cliente e dici: io ti ho risolto il problema, adesso? Bene, questo è quello che devi fare. Sono tre semplici step che devi seguire per poter avere questo tipo di panoramica a 360 gradi. Mi raccomando, iscrivi un commento, iscriviti al canale, attiva la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!